Uno studio di sole donne? Domanda che mi viene fatta per lo più dagli uomini, se devo essere sincera. È uno studio di sole donne, siamo ormai 17, tra poco 18, comunque stiamo continuando a crescere. Non era una intenzione iniziale, nel senso che 10-11 anni fa non ho detto farò uno studio di sole donne. Negli anni però, come dico sempre, ho fatto colloqui a uomini e a donne e nelle persone che ho visto, quindi non voglio generalizzare, però c'era sempre quel quid in più nelle donne che avevo incontrato. Quindi questa passione, questa luce negli occhi nel momento in cui dicevo che avremmo viaggiato molto perché molti dei nostri progetti sono all'estero. Quindi man mano si è formato uno studio di sole donne, che negli anni però devo dire è diventata una caratteristica intrinseca dello studio e mi piace che sia così, perché soprattutto oggi in cui c'è una battaglia, se vogliamo, per i diritti delle donne, per un'affermazione delle donne, per una uguaglianza delle donne in campo privato e lavorativo, devo ammettere che mi fa molto molto piacere, mi rende molto fiera il fatto di avere uno studio che fa la differenza, uno studio che in qualche modo segna una tappa importante in questo percorso che sta portando, per fortuna, a delle vittorie, delle conquiste sempre maggiori. Oltretutto, un messaggio che voglio dare, ma portando reale esempio concreto di quella che è la vita nello studio, è che io sono mamma, parecchie persone nello studio hanno dei figli e quindi è possibile, fattibile, riuscire a coniugare la vita personale, familiare e lavorativa. Certamente richiede un impegno, certamente richiede una grandissima capacità organizzativa che però lasciatemi dire è propria della donna, ma veramente è importante ricordarsi e capire e credere che la vita familiare, quindi decidere di avere dei figli, non deve minimamente spaventare e portare a temere di non riuscire a coniugarla con quella lavorativa. In che modo poi appunto Nomade sostiene la donna mamma? Ovviamente comunque di base devo dire in studio c'è una grandissima flessibilità. Flessibilità nel senso che tutto si basa su una grande fiducia reciproca, cioè io mi devo fidare delle persone che lavorano con me e viceversa. E quindi questo si riflette poi anche nella flessibilità degli orari, degli impegni, eccetera, eccetera. A maggior ragione questo avviene con chi ha dei figli, perché oggettivamente gli impegni, finito l'asilo, finito l'orario della tata, è necessario tornare a casa. C'è una cosa che però volevo dire, allora. In molti, soprattutto uomini, devo dire che nel momento in cui scoprono che si tratta di uno studio di sole donne, mi chiedono uno studio di sole donne, chissà che zizzania, chissà che gossip, chissà che cattiverie, zero. Posso veramente assicurare, e chiunque tra l'altro passi per lo studio ne è testimone. C'è un bellissimo clima, prima di tutto perché comunque siamo qua per lavorare e secondo perché comunque da me da prima e poi ovviamente passa per tutte, c'è questa grandissima voglia di avere una squadra, di essere una squadra più che di avere una squadra e quindi la coesione, la collaborazione, c'è un bellissimo clima, quindi non è assolutamente un caso di un posto in cui ci sono zizzanie, rivalità tra donne. Ovviamente noi non precludiamo il fatto che possano venire anche degli uomini in studio, quindi se volete e ritenete comunque mandate le vostre application.